Piante da interno, continuiamo la nostra carrellata. Seguitemi dopo la sigla. Garden Italia Vasi, qualità, stile, passione. E eccoci qua. Allora, abbiamo parlato di Sansevieria e oggi parleremo di questa piantina che secondo me la conoscete tutti. La conoscete come con il nome di Pothos, ma il suo vero nome è Shindapsus aureus. Questo è proprio quello bello che riempie la bocca perché è il suo nome botanico. Allora, piantina anch'essa per neofiti, per gente che inizia ad avvicinarsi al mondo vegetale, che vuole arredare casa in fretta e con diciamo allegria. Perché questa è una piantina secondo me molto chiacchierona, perché si muove, c'ha queste foglie a forma di abbastanza di cuore, iniziano a muoversi tantissimo quando si passa di fianco, quando c'è una bava di vento, quindi è allegra e poi anche la variegatura è molto sorridente. Pianta resistentissima, questa qua appartiene anch'essa a quell'entourage delle mamme di una volta che avevano il Pothos, la Sansevieria, la Sparagina, tutte queste piante anni 60-70 che duravano sempre. E che cosa bisogna dire? Allora, iniziamo a dire che essendo una pianta da interno deve avere una buona luminosità. Perché continuo a ripetere della luminosità? Perché a casa loro hanno una bella luce diffusa, infatti starebbero bene in una serra, perché in una serra la luce arriva da tutte le parti, dall'alto, cosa a cui queste piantine dovrebbero essere abituate. Quando le portiamo a casa, non avendo la possibilità di ottenere una serra sul terrazzo, dobbiamo per forza metterle vicino a una fonte luminosa. Che cosa faranno? Invece di essere con tutte le foglie da tutte le parti, inizieranno un po' a girarsi per andare a catturare i raggi luminosi per innescare la loro fotosintesi. Però fa niente, si arrangiano, sono bravissime, sono intelligentissime queste piante. Allora, vediamo un po'. Una volta scelta l'esposizione, che deve essere sempre un po' soleggiata, come dicevo prima, la variegatura si mantiene proprio perché c'è una buona dose di luce. Seconda cosa, l'acqua. L'acqua, questa pianta, diciamo che non teme nessun tipo di sovrairrigazione o sottoirrigazione. L'importante è magari non farla ristagnare, quello è sempre una buona norma, anche se se proprio vogliamo possiamo anche provare a fare l'idrocoltura con questa pianta, perché vive benissimo anche in acqua. È per quello che vi dico, è una pianta totale, perenne, non morirà mai, perché è difficilissimo farla morire, anche perché si riproduce molto velocemente. Se voi guardate un attimino, questo è il ramo, questi rami qua continuano a crescere lunghissimi. Io ho la manutenzione di un ufficio dove ci sono dei Pothos in vasetti piccolissimi che hanno dei rami che sono lunghi circa 14 metri. Si sono andati ad abbarbicare sulle canaline degli impianti elettrici dove ci sono i fili, quelli con la rete, la stanno ricoprendo perfettamente ed è un bel vedere. Come vi dicevo, questo ramo che si allunga, vedete che da una parte c'è la foglia e dall'altro c'è una barbetta, è una radice aerea che serve a che cosa? Allora, nella sua natura questa pianta si va ad attaccare a un tronco di un albero più grosso. Per cui questa radice serve sia da ancorante, nel senso che serve per stabilizzare il fusto, e sia anche perché percepisce l'umidità ambientale molto bene. Infatti molto spesso basta anche solo bagnare il tutore sul quale si trovano i Pothos, perché in questo caso abbiamo un Pothos che lo vogliamo far ricadere, quindi era coltivato in basket, ovvero in quei vasi che si appendono. Ma ci sono anche Pothos che vengono coltivati, non so se li avete mai visti, su quei bastoni di sfagno, sono dei bastoni di muschio dove la piantina viene fissata e dopodiché la piantina si ancora da sola e cresce, cresce, cresce fino all'altezza del bastone. Una volta finito il bastone o ne aggiungete un altro oppure iniziate a tagliare e rimettere le talee nel loro vaso principale, in modo che così la pianta non si perde, non diventa povera. Allora, piantina che ha una foglia nettamente meno grassa della Sansevieria e
deve essere sempre abbastanza pulita, pulitela sempre dalla polvere perché è un po' come lavarla, dobbiamo sempre essere belli puliti per avere la pelle bella, questa qua deve essere pulita per innescare bene la fotosintesi, come vedete non ha su polvere. Dovesse esserci un periodo di assenza vostra dove si deposita molta polvere, con un panno umido potete pulirle piano piano, oppure anche con lo Swiffer, quello per fare i mobili, senza il prodotto per i mobili, ovviamente. Allora, fertilizzazione, potete fertilizzarla in primavera, marzo, aprile, anche maggio se volete. Eviterei di fertilizzarla nei mesi più caldi e nel mese invernale. Il potos ha anch'essa delle proprietà fitodepurative, ovvero depura perfettamente, fa da filtro per l'aria dell'appartamento, per cui sa trattenere perfettamente micro particelle polverose di cloro o altro, ed è una pianta che cresce molto velocemente, per cui potete, con la tecnica appunto della talea, tagliando i pezzettini e riproducendola nei vari vasetti, cosa che potremo vedere in un'altra puntata, potete farvi proprio una specie di giungla, perché come il potos potete fare la riproduzione anche del Philodendron pertusum, che è la monstera, che è quella con le foglione grandi tutte bucate, che sono tutte piante, diciamo, rampicanti. A casa loro queste si attaccano sugli alberi fino a 30 metri. Cos'altro dire? Ce ne sono di vari tipi. Questo qua direi che è il più comune, è il Pothos scindapsus aureus, se no ci sono gli altri che hanno la foglia completamente verde, più grande, più piccola. Ce n'è di tantissimi tipi. Questi direi che sono quelli indistruttibili. Cioè, sfido chiunque a uccidere una pianta del genere. Cioè, deve essere veramente una roba tremenda. Per cui la consiglio ai principianti e per gli esperti è un motivo di decorazione nei vari angolini della casa. Nebulizzare, sì, potete farlo come ho detto prima, fatelo sempre alla mattina, mai alla sera, in modo che l'acqua ha il tempo di evaporare più velocemente rispetto alla notte. Cosa bisogna dire del potos ulteriormente? A me piace, è più allegro della Sansevieria. La Sansevieria era muta, questa qua è una chiacchierona. Se state zitti, sentite. Ciao a tutti!